oggi ha rebato il servizio civile agricolo. Io non ho un grande rispetto per i miei avversari politici e quindi non penso che siano stupidi. Io ho un grande rispetto e non mi permetterei mai di definirli ignoranti. Quindi penso che siano in malafede quando affermano che il ministro Lollobrigida vuole mandare a 3 euro l'ora i ragazzi a raccogliere i pomodori. Però ci sono anche autorevoli, hanno visto uno che è eletto in Parlamento europeo, l'idea del ministro Lollobrigida del lavoro, eccolo qua, la schiavitù. Allora, il servizio civile agricolo l'ha fatto un governo di centro-sinistra, ringrazio il collega, autorevolissimo collega Amato, dell'Amato 2, in cui c'è scritto nella legge istitutiva per servire la patria, lì nella legge c'è scritto servire la patria, come è scritto nella nostra Costituzione come dovere di impegno l'articolo 52, e c'è anche l'agricoltura. L'agricoltura c'è, non c'è scritto da nessuna parte, ci sarà scritto, immagino, spero, che le associazioni che decideranno di partecipare non manderanno i ragazzi a raccogliere i pomodori sottopagati, perché io da quello che vedo qui non conosco associazioni che devono passare nella consulta del diritto civile nella condizione di presentare progetti di questa natura. Ma dire che qualcuno viene sfruttato perché guadagna 507 euro al mese è un problema mica solo degli agricoltori. Mica saranno negrieri questi agricoltori che fanno progetti di questa natura. Vale pure per le Legacoop, vale per i comuni, vale per i sindacati, voi fate il servizio civile. Lo considero un assurdo e un paradosso dire che chi lavora in agricoltura con il servizio civile sia sfruttato e uno che invece fa servizi di tutela ambientale non lo sia, che uno potrebbe semplificare e dire quello va a fare lo spazzino o va nei siti radioattivi. No, sono altre le competenze. Io credo che il servizio civile sia una grande occasione per fare esperienza. Abbiamo inserito anche le quote di riserva, perché chi fa il servizio civile avrà il 15% dei posti riservati nei concorsi. No? E quindi c'è una motivazione forte per dire lo faccio, guadagnerò, ho fatto il servizio di leva, è stato abolito e non c'entra niente la leva, anzi il servizio civile era un'alternativa a questo, ma ho approfittato di questa assemblea per spiegare anche questo paradosso. 2001, servizio civile, 1972, l'obiezione di coscienza. Oggi l'applicazione di quello che era scritto nel 2001 nella legge che ho citato. Qual è la preghiera che io faccio? Le leggi, se le scriviamo, applichiamole, perché io credo che noi avremmo avuto oggi migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze che sarebbero entrati in contatto con questo straordinario mondo per fare promozioni, conoscenza di prodotti, valorizzazione di prodotti, e oggi avremo tanti di quelli che tu chiami migliori di noi pronti non solo ad aiutarci ma anche a sostituirci.